E ciao a tutti ragazzi, qui è Divus, bentornati ad un nuovo video. Quello che oggi voglio farvi vedere ragazzi è voglio farvi vedere un po' tutte le maglie da calcio che ho iniziato a indossare da quando appunto ho cominciato a giocare a calcio, prima di tutto con i miei amici, poi comunque anche le varie scuole calcio, però non voglio farvi vedere le divise delle varie scuole calcio perché fondamentalmente non sono niente di che, voglio far vedere un poco ben tutte le maglie, soprattutto le maglie più che i pantaloncini delle divise che ho acquistato negli anni, ecco. Molte sono originali, ma alcune non lo sono, soprattutto le prime. Quindi partiamo subito, cercando un poco nei cassetti, le varie divise. Ho trovato anche questa qua, che è una delle scuole calcio che ho frequentato, qui ad Avellino, Country Sport, niente. Quindi visto che ho trovato, ve l'ho fatta vedere. Ora partiamo con la prima maglia in assoluto che ho acquistato circa 8-9 anni, circa 10 anni, ed è questa qui, della Juventus, New Holland, con scritto dietro Amaury. Non so se vi ricordate i tempi 2009-2010 di Diego Amaury. E questa maglia, ragazzi, la maglia che ho acquistato al mercato, come si può vedere, infatti fa schifo, effettivamente, perché non c'è neanche lo scritto completo, comunque è facilmente intuibile che si tratta di una ciofeca, ovviamente non originale. E poi, questo qua è il periodo in cui io tifavo Juve, perché comunque mio padre, tifando Juve, mi sono avvicinato al mondo del calcio tifando anche io Juve. Però mi sono presto discostato dal tifare Juve all'età di comunque elementari, mi sembra terzo anno, ora non ricordo. E dopo un po' ho iniziato appunto a tifare Milan, che è la squadra che ho tuttora oggi tifo. E qui abbiamo la maglia di Pato. Anche questa qui ovviamente era un originale, l'ho acquistata mi sembra a un mercato anche questa, qui, Pato. E questa qua la indossavo per giocare d'estate più che altro con i miei amici vabbè, Parco Santo Spirito o comunque Trivalda o al Campoconi. I primi tempi in cui giocavo anche con gli amici e frequentavo anche la scuola calcio in quegli anni. Per farci vedere anche da distanza questa qua, ma comunque niente di che. Ora andando un po' avanti alle maglie un poco leggermente meglio, abbiamo questa maglia del Barcellona, ovviamente neanche questo originale, però già fatto un po' meglio secondo me. Neymar Junior, quando era ancora UNICEF, che trovo questa, che si vede che la maglia di un po' di tempo fa. E questa qua era stato periodo quando avevo forse 13 anni, ma non so, 14 anni, forse 12-13 anni, non lo so. E vabbè, questa qua è, no, forse 14-15 Neymar, vabbè, questa qui è. Non ricordo quando. Questo qua la mettevo sempre per giocare a calcio comunque d'estate con gli amici, niente di che. Quando ancora non giocavo comunque frequentemente come mo, perché durante l'anno sì, diciamo, i primi tempi facevo scuola calcio, poi abbandonai per altri sport. Io non ricordo neanche se quando mettevo questa qui del Barcellona facevo ancora scuola calcio o no. Ovviamente con la divisa poi delle varie scuole calcio. Cercando un po' tra cassetti, quindi ho capito di essere un tifoso spagnolo, in quanto ho trovato anche questa maglia qui della Spagna. Non linciatemi, ma ho anche questa qui, David Villa. Anche questa qua, ovviamente, non originale. E ora mi sta venendo in mente la finale di Europeo che abbiamo perso contro la Spagna, mi ricordo se 4-1, 4-0. Vabbè, che la vidi in un villaggio con i miei genitori. Con i miei conosciuti nel villaggio. Ma ora andiamo un po' più avanti. Ho trovato anche questa felpa qui del Barcellona. Vabbè, l'ho trovata, ve l'ho fatta lì, ma ovviamente non ci interessa perché è una semplice felpa, non è una divisa. Poi andando un po' avanti, ora le maglie un po' più succose e fatte meglio, abbiamo questa qua. Questa qua l'ho acquistata, mi sembra, nel negozio Adidas che stava al Corso di Avellino. Era circa 16 anni secondo me, infatti mi siete comunque piccola. Ecco qua. Samsung, Chelsea, e dietro non c'è nessun nome, volevo farmi iscrivere a SAV, però non, alla fine non me lo fece iscrivere. E beh, questa qui, mi sembra sia anche, aspetta che controllo, mi sembra sia anche originale. Non lo so in realtà.
La comprai nel negozio Alias, quindi comunque non è al mercato, quindi dovrebbe essere anche comunque non fake, diciamo, originale. Vabbè, comunque è questa qua. Qui avevo già abbandonato abbondantemente le scuole calcio, infatti facevo in quel periodo, mi sembra nuoto comunque, pallanuoto forse facevo. Questa qui è la maglia del Messico, non originale ovviamente, perché si vede che proprio non sia originale. E vabbè, dietro non c'è nessun nome. Aspettate, ecco qui, dietro non c'è nessun nome e avanti c'è lo stemma del Messico. Ora voi potreste dire, ma come mai avete la maglia del Messico? Perché comunque per i miei amici che lo sanno, ospitai un ragazzo messicano a casa e mi portò questa maglia comunque dal Messico, appunto dal Messico grazie allo scambio culturale. E vabbè, se mi sta guardando lo saluto tra l'altro. Credo, no, in realtà è comprata anche questa qua al negozio Adidas, quindi comunque dovrebbe essere simile all'originale. Poi andiamo avanti, abbiamo questa qua, che fu una maglia che con il numero 80 che scelsi io, che fu una maglia diciamo del torneo della scuola, quando un periodo in cui io cambiai scuola, beh comunque faceva parte solamente ecco, del torneo della scuola, quindi un torneo che facevamo nel campetto che possedeva questa scuola nel periodo in cui però cambiai scuola. Quarto anno comunque. Poi abbiamo questa maglia qui del Bayern Monaco, questa è tra le mie preferite. Questa qua anche la comprai al negozio Adidas per il corso, che stava per il corso. Anche qui nessun nome. Comunque questa qua a me piace un sacco e l'ho utilizzata tantissimo per giocare con i miei amici. Abbiamo anche il pantaloncino. Volevo stampare il nome, poi come al solito mi scoccio, ecco, anche perché si paga pure 10 euro. Vabbè, questo qua è il pantaloncino, ma niente di che, insomma, un pantaloncino. Poi ho anche questa maglia qui, questa qua è forse nella top 3 sicuramente delle mie maglie preferite, questa qua, Paris Saint Germain, questa l'ho pagata col completo tantissimo, l'ho presa al centro Campania un annetto e mezzo fa, forse un annetto e mezzo fa, e ecco qui, aspettate. E dietro c'è scritto Mbappé. Ecco qua. E questa qua appunto comunque sicuramente tra le mie preferite. E questa qua anche l'ho messa tantissimo, l'ha presa appunto in completo sia con il pantaloncino che sta qui. Aspettate. Ecco qui. Del Paris Saint-Germain, sia con i calzettoni. E era già stampata, la pagai oltre comunque 100, tipo 100 qualcosa, tutto quanto, 140, 150, comunque parecchio, 130, ma non ricordo, non, col nome già stampato. E calzettoni, già l'ho detto. Poi quest'estate sono andato in vacanza a Zante, in Grecia, e ho acquistato queste maglie comunque alle bancarelle là fuori, che per essere comunque acquistate, state acquistate in una specie di mercato, per chi conosce Zante d'estate, sono diciamo siano del negozio, non era un vero e proprio mercato, però comunque erano a mo' di bancarelle fuori, quindi comunque certamente non sono originali, però sono fatte molto bene secondo me. E vabbè, questa qui ho comprato le due divise del Liverpool, prima e seconda. Con dietro scritto Salah. Questa qua tutta io non ho tra l'altro neanche mai usata, perché una volta che sono tornato qui in Italia da sbadato l'ho messa nel cassetto e me ne sono abbondantemente dimenticato. Infatti ora per fare il video l'ho cacciata dopo vari mesi che è stata nel cassetto. Appunto ho acquistato anche questa qui di Liverpool, la prima divisa, sempre lì a Zante, dove sono state in vacanza dei miei amici, sempre di Salah. M.Salah, numero 11. Poi, passando all'ultima divisa, abbiamo questa qui, solamente maglia senza pantaloncini, del Borussia Mönchengladbach. Questa qua mi ha colpito molto quando è stata presentata comunque in estate, su
non mi ricordo se l'ho vista su YouTube nel canale Bundesliga, dove comunque appunto si parla del calcio tedesco, Bundesliga, la prima lega Bundesliga 1, 2. Comunque non mi ricordo se l'ho vista là nella presentazione delle divise in generale delle squadre di Bundesliga, oppure se l'ho visto su OneFootball in un articolo d'estate. Comunque mi ha colpito molto come è stata, diciamo, concepita questa maglia come design, quindi poi ho deciso di acquistarla, qui ve la mostro, prima che comunque si notasse che questa stagione il Borussia era molto forte, quindi ancora prima non potevo prevedere questo, e l'ho comprata quindi quando ancora non sapevo che il Borussia poi sarebbe andato abbastanza bene in questa stagione fino ad ora. E ecco qui, ve la faccio vedere, volevo, ecco qui, dietro ve la faccio vedere, non c'è scritto niente, volevo farmi scrivere o Embolo o probabilmente Herman, non lo so. Comunque per ora non c'ho nulla. Mi ha colpito soprattutto questo qua del fumo, questo effetto, ecco, che è un poco anche inusuale per una maglia di calcio, cioè questo effetto del fumo. Questo qua è il motivo iniziale per il quale ho acquistato questa maglia. Che appunto c'è il fumo, ecco qui, e questo è sicuramente quello che mi ha colpito di più. Comunque, tra tutte queste qua, sicuramente la mia preferita è questa qui del Paris Saint-Germain, questa qui in assoluto. Poi, questa qui del Paris Saint-Germain è probabilmente le due del Liverpool. Per ora, queste qui sono le maglie che ho. Io ragazzi sto preparando il video, un bel video con alcuni miei amici di un gameplay appunto commentato in cui facciamo anche un po' di bordello in live appunto su FIFA 20. Ragazzi, mi raccomando, lasciate un like a questo video se vi è piaciuta. Questo video andrà a continuare quella playlist che avevo iniziato in cui appunto vi parlavo un poco di me. E noi ragazzi, ben presto appunto ci vediamo in un prossimo video che appunto sarà il video con i miei amici su FIFA 20. Quindi, come già detto, lasciate un like, commentate il video se vi è piaciuto e mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per non perdervi nessuna notifica di ogni mio video. Ciao a tutti da Divus!